Il Galle dei Castelli Romani e Monti Prenestini ha finanziato con 80.000 euro un progetto del Comune di Castel San Pietro Romano che consiste nei lavori di risanamento ambientale del fosso di Folignano, che è un sito all'interno dell'area del Monumento Naturale dei Valle delle Cannuccetta. Presso il Monumento Naturale Valle delle Cannuccetta, che è una delle zone di pregio ambientali più importanti per il territorio del comune di Castel San Pietro Romano, abbiamo avviato il progetto finanziato dal GALA Castelli Romani e Monti Prenestini, i fondi che derivano appunto dal PSL 2014-2020 sulla misura 7.6, un'opera di risanamento del fosso di Polignano che purtroppo con il tempo si era degradato e rovinato e grazie a delle opere di ingegneria naturalistica lo stiamo risanando e poi arriveremo fino alla casina degli acquedotti dove potremo accogliere il turista e riapriremo quelle casine proprio mettendo una cartellonistica che aiuta i bambini e tutti i fruitori del monumento naturale a capire quella che era la funzione importante del vecchio acquedotto romano e anche di quella zona di pregio così importante per il territorio, non soltanto di Castel San Pietro Romano, ma dei Monti Prenestini. Monumento naturale Valle delle Cannuccetta è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Regione Lazio nel 1995 come monumento naturale e anche sito di interesse comunitario, quindi è veramente una zona importante per Castel San Pietro. Ha sicuramente due caratteristiche importanti, una storica perché lì la leggenda narra che c'è la quercia del Palestrina, del Pierluigi, dove andava a comporre musica e poi è importante ad oggi per quel che riguarda il turismo lento. Il Monumento Naturale delle Cannuccetta è anche una delle tappe del Cammino Naturale dei Parchi, quindi abbiamo legato con questo importante progetto di turismo lento il nostro monumento ad un itinerario più importante, che è appunto quello del Cammino Naturale, che parte da Roma e arriva all'Aquila e allo stesso tempo è un percorso che in questi periodi, soprattutto di lockdown, è stato percorso dal CAIDA, dalla Federtrek e da tante altre associazioni che sono venute in visita a Castel San Pietro Romano e hanno apprezzato le sue bellezze naturalistiche ed ambientali. I monumenti naturali come il nostro, delle zone di pregio ambientali come quelle della Valle delle Cannuccetta, che sono siti in territori montani, in territori rurali, ci fanno proprio capire l'importanza del GALE, del gruppo di azione locale che mette insieme tutti gli attori pubblici e privati che stanno sul territorio e ci dà la possibilità di intercettare quei fondi europei e in questo caso di intervenire su un'area protetta della Regione Lazio, di poterla risanare, di poterla mantenere in tutte le sue forme, ma soprattutto di poterla valorizzare e quindi di consegnarla nel migliore dei modi a tutti quelli che sono gli escursionisti e le persone che amano il turismo lento, che amano l'ambiente, che amano il verde e che amano il rurale. Quindi questo ci dimostra quanto è importante programmare e progettare insieme e il GAL ne è la perfetta dimostrazione.